Gli anni 60 sono sinonimo di tumulti e rivoluzioni. Il cambiamento è nell'aria. In Gran Bretagna inventiamo la minigonna e un'auto da abbinarle. Ma non passa molto che anche gli italiani propongono la loro interpretazione a quattro ruote della dolce vita, l'Alfa Romeo Spider. Progettata nel 1966 da Pininfarina, il leggendario marchio dietro la Ferrari testa rossa. Il vivace motore bialbero e le sue linee sinuose ne fecero un successo mondiale e restò in produzione fino al 1993. Oggi è difficile trovarne una in buono stato perché molte sono arrugginite negli umidi inverni inglesi. Bene, questa piccola Alfa Spider si guida benissimo. Ha un piccolo motore 2 litri, una carrozzeria leggera ed è agile in uscita dalle curve. Lo sterzo è pronto e preciso. Non ha il servosterzo, ma una buona comunicazione con le ruote anteriori. Ricordate che ha trazione posteriore, quindi bella reattiva. Mi piace la sua italianità. Ricordate sempre, quando guidate una sportiva italiana, di guardare gli indicatori. Hanno queste linee eleganti. E anche qui sopra, è tutto in italiano. Lo leggo come il pagino. Benzina, pressione dell'olio e temperatura dell'acqua. Non chiedetemi di ripeterlo, ma è venuto bene, vero? E poi c'è la leva del cambio. È un lungo grosso bastone per cambiare le marce. Ti fa sentire che stai guidando una gran macchina. Mi piace. Una Spider in ottime condizioni può valere fino a 6.000 sterline. Questa si vende alla metà, 3.000, ma le occorre qualche lavoretto. C'è un problemino al motore e altri difettucci come il buco nel pianale che Ed dovrà sistemare. Ma è una buona, onesta macchinetta. Non credo valga i soldi che lui mi chiederà, quindi ora torno indietro e gli faccio una buona, onesta controfferta. Una splendida decappottabile italiana per poco più di 2.000 sterline. Per una volta Ed avrà 2.000 sterline da spendere per risistemarla, ma sarà contento della mia Spider. Ed! Ciao! Come stai? A posto. Bene, che ne pensi? Sì, mi piace tantissimo. È così... beh, è italiana. È italiana, cappuccino con crema. Una vera piccola decappottabile rossa italiana. E sarà una delizia in estate. Hai fatto bene, ma c'è un sacco di lavoro da fare. Guarda questo. C'è un pezzo di nastro adesivo. Dovremmo sistemarlo. Sì, dobbiamo farlo come si deve, perché è un'auto con guida a sinistra e i fari orientati sul lato sbagliato. Esattamente il contrario di noi quando guidiamo all'estero. Mettiamo del nastro per far andare il fascio di luce di qua. Ma puoi smontarlo e rivoltarlo, vero? No, dovrò cambiare la lente, ma non sarà un lavoro difficile, si può fare. C'è una ammaccatura davanti. Sì, ma non è grossa. Beh, è una botta. Non è così grossa, è una botta, ma non così grossa. Puoi ribatterla e senz'altro spianarla e ridipingere il tutto, no? Non è un problema. Sì, ma dovrò dipingere anche qui. Sì, e già che ci sei puoi dipingere anche il cofano. È pieno di bolle dappertutto. Farò anche quello, ma sai, non sta così male. Forse non hai notato questo. Credo che dipenda dallo stesso danno. Sì, non lo so, ma speriamo che sia facile da aggiustare. Sembra a posto, però... è uno scherzo per te. Niente di grave. Un po' di vernice, qualche riparazione. Sta bene sulle fiancate. Sì, sarai felice di vedere dietro. Quasi perfetto. Niente da fare, c'è perfino un serbatoio nuovo. Fantastico. Apri la portiera, tira via il tappetino e vedrai il grosso problema. Va bene. È l'auto dei Flintstone. È terribile. Ah, c'è più di qualche buchino qui. Ci vorranno un sacco di saldature. Non è troppo male. Ti ho già visto saldare. Puoi farcela. Sicuro. Ma qualcuno ci ha già provato e il metallo è sottilissimo. Non può che peggiorare. No, non potrà che migliorare perché tu ci lavorerai. Questo è quanto, Ed. Non troppi lavoretti. Oh, c'è anche il motore. Ah, bene. Non dovrai sporcarti troppo perché mentre la guidavo aveva un suono magnifico, tira benissimo, ma credo che possa dare più spinta. Mi aspettavo d'accordo, di... D'accordo, mentre faccio il resto do un'occhiatina al motore. Ecco qua, bello. Divertiti. Bene, grazie. Ci vediamo, eh. Grazie, a dopo. Me la sono spassata guidando la nostra Alfa verso l'officina. Tettuccio giù, vento fra i capelli, i passanti che mi salutano, o forse mi prendevano in giro per l'orrenda verniciatura. È in pessimo stato e qui lo stile conta. Devo provvedere. Mi semplificherò la vita partendo dall'ammaccatura davanti e quindi smonto il paraurti. Se possedete una sportiva bassa e slanciata, avrete familiarità con le ammaccature da parcheggio come quella sul paraurti dell'Alfa. Capitano un po' troppo spesso. La cosa frustrante è che l'ammaccatura in sé è facile da aggiustare, ma indovinare la verniciatura è tutta un'altra storia.
Ecco l'ammaccatura sul davanti dell'auto e ne ho notata anche un'altra più piccola qui. Ci metterò dello stucco per cominciare, poi naturalmente il fondo e la vernice, ma prima magari provo a spingerla in fuori perché ho facile accesso. Ora che il paraurti è smontato, posso fare pressione da dietro. Serve pochissima pressione, l'acciaio è tenerissimo. Bene, è quasi tutto ritornato fuori, ma devo riempire l'ultimo pezzetto con lo stucco e per farlo serve una buona mano. Per lo stucco le solite dosi, una pallina da golf di questo più un cecio di indurente. Ora è bello duro, posso iniziare a carteggiare. Forse dovrei fare un altro paio di passate, ma è già bella uniforme e posso dare il fondo. Naturalmente ho fatto lo stesso anche con quest'altra ammaccatura. Mentre lo facevo, ne ho trovato un'altra ancora. Cose che capitano se lavori sulla carrozzeria di un'auto d'epoca. Trovi ammaccature un po' dovunque. La cosa da fare è trattarle subito, una ad una. Uso progressivamente carta vetrata sempre più fina affinché lo stucco formi una superficie più uniforme possibile. Se usassi carta troppo ruvida, la vernice si raccoglierebbe nei microsolchi che si formano. Le ammaccature stanno sparendo, una mano di fondo e sono pronto per il lavoro grosso, la verniciatura dell'anteriore. Mi sono occupato di tutte le ammaccature, ma questa vernice sull'anteriore dell'auto è un vero incubo. Vedete, su entrambi i parafanghi ci sono delle bolle e se passiamo al cofano è anche peggio. Ci sono migliaia di piccole vesciche causate dall'umidità che è entrata nella vernice. Spero che sia solo la mano superficiale, perché l'unico modo di eliminarle è carteggiare di nuovo. Se riesco a fermarmi allo strato di fondo sarà un'ottima cosa. Se è più profondo dovrò riportarla al nudo metallo e sarà un guaio. L'unica buona notizia è che il resto della vernice è in buone condizioni e posso cavarmela con una spruzzatina su parafanghi, cofano e in questa parte. La prima fase del lavoro è togliere il resto delle cromature. L'auto ha linee snelle e aerodinamiche. Per creare tale effetto i produttori hanno eliminato curve e angoli antiestetici usando protezioni cromate e fissaggi nascosti. Quindi su un'auto della sua età si passa un sacco di tempo smontando tutti i pezzi lucenti e a capire come si tolgono i fari. Bene, è finalmente il momento di attaccare la carrozzeria ed eccoci qua. Come vedete, le bollicine di vernice stanno venendo fuori. Devo carteggiarle finché non saranno sparite del tutto. Ma se lo faccio con questa ci vorrà un'eternità, quindi userò una levigatrice orbitale, detta anche ad azione duale, che è più veloce. E fa anche molta più polvere, quindi metto la maschera. Questa levigatrice crea un effetto di levigatura casuale, quindi non si creano linee visibili che possano rovinare un decente lavoro di verniciatura. Devo eliminare quelle piccole bolle di vernice, ma evitando la faticata di riportare l'auto al nudo metallo. È ridotta peggio di quanto pensassi e temo che dovrò andare più a fondo dello strato superficiale. Ci sono dei pezzi su cui sarò costretto a passare la carta vetrata perché la macchina non entra in questi spazi o sono troppo vicini alle linee di chiusura. Temevo che dovessimo affrontare una riverniciatura completa, ma ora so che ce la caveremo riverniciando solo l'anteriore, che ci costerà circa 800 sterline. Un risparmio di 1000 rispetto a una riverniciatura completa. Dopo una giornata a carteggiare, la Spider è pronta per essere riverniciata. La nostra Spider è davvero un affascinante decappottabile. Ed è tornato indietro nel tempo e ne ha tirato fuori una classica spettacolare che circolerà felice sulle nostre strade per molti anni ancora. Ho trovato quest'auto grazie a un annuncio su un giornale locale e ho avuto la fortuna di pagarla 2200 sterline. C'erano dei problemi, ma non sarebbe un affare a quattro ruote senza Ed che sguaina le chiavi inglesi. Il primo lavoro è far sì che il suo piccolo rauco motore giri regolarmente cambiando i supporti del collettore. Quindi Ed si è gettato carponi per saldare il buco nel vano poggiapiedi. Una volta resa a tenuta stagna, l'auto è stata spogliata dalle parti cromate, poi Ed ha carteggiato la carrozzeria e ribattuto un orribile bozzo sul muso.
La vernice sul davanti è perfetta, non si nota affatto dove si unisce alla vecchia, quindi si è trattato solo di dettagli di rifinitura, tipo lucidare il cromo e adattare nuovi fari all'inglese. Che bella! Ma quanto abbiamo speso? I supporti in gomma del collettore sono costati 47 sterline. La saldatura, nulla. L'ammaccatura è andata via con un tubetto di stucco da 5 sterline. E qui arriva il conto salato, 835 sterline per la riverniciatura. Ma le vale tutte. I nuovi fari sono costati solo 38 sterline. Ricordiamo che l'auto mi è costata 2200 sterline, quindi il nostro totale è di 3125 sterline. Beh, il motore di quest'auto è una vera bomba. Si sente una deliziosa nota rauca, perfetta per quelle giornate estive in cui hai il tettuccio giù e puoi sentire cosa succede dietro di te. Ti dice, portami fuori, sulla strada, con il vento fra i capelli e goditi la guida. Beh, Ed ha dovuto davvero faticare con questa. Ha dovuto saldare il pianale, poi c'erano altri lavori, tipo quell'orribile vernice e il danno sul davanti. Ma si è fatto carico di tutto. Lo so che si è fatto aiutare da Dick, ma tutto sta nella preparazione. Il modo in cui l'ha trasformata, beh, non posso trattenere la mia gioia. Una macchina fantastraordinaria.